Salve, vorrei parlarvi di uno dei più grandi poeti del nostro Ottocento, non solo nostro ma anche europeo, Giuseppe Gioachino Belli, un poeta romanesco, un poeta che scrive in dialetto romanesco, sonetti, ne ha scritti moltissimi, più di 2000, testi in cui Belli vuole lasciarci un monumento, scrive, di quello che oggi è la plebe di Roma. Oggi intende naturalmente gli anni 30 dell'Ottocento. Un monumento, scrive in una introduzione che aveva pensato di preporre ai suoi sonetti nell'idea di pubblicarli, un monumento che sarà assolutamente aderente alla realtà, vi leggo alcune righe di questa prefazione. Esporre le frasi del romano, quali dalla bocca del romano escono tutto di, senza ornamento, senza alterazione veruna. Ecco il mio scopo. Il popolo è questo, e questo io ricopio, non per proporre un modello, ma sì per dare un'immagine fedele di cosa già esistente. Belli dunque ci propone un patto di veridicità riguardante gli oggetti della propria poesia, cioè il popolo romano. Leggendo ingenuamente i sonetti secondo questa prospettiva, noi possiamo quindi affermare di trovarci di fronte ad una specie di autobiografia del popolo romano, composto da un poeta capace di trasfigurarsi, il poeta capace di dare voce, di proporsi come medium per una totalità di individui altrimenti impossibilitata ad esprimere la propria voce. Un importante critico del Belli, che si chiamava Giorgio Vigolo, scrive: di solito il Belli, spogliatosi di ogni riferimento personale, lascia la parola al genio satiresco e corale della plebe. Quindi un capitolo di autobiografia del popolo romano. All'interno di questa autobiografia e di questa sterminata massa di sonetti, noi possiamo ritagliare alcuni percorsi, fare un'analisi di tipo tematico. Io insegno letteratura italiana in una facoltà di scienze della formazione, in un dipartimento di scienze della formazione, e quindi vi propongo oggi un percorso tematico che riguarda l'infanzia e la memoria dell'infanzia. E in particolare vi propongo di seguire un percorso che posso definire di violenza, percorso della violenza all'interno dell'infanzia. Non solo nell'infanzia, nei sonetti la violenza è la cifra che caratterizza l'intera esperienza umana, a partire dall'esperienza divina, il dio del belli è un dio violento, del vice dio Gregorio XVI, il Papa, e di tutti i cittadini di quella che lui definisce Romaccia. E l'educazione alla violenza si inizia, dice Belli, già dalla più tenera età. Come si legge in un sonetto famoso che dà il nome a una sottosezione di sonetti che si chiama Le smammate, cioè, dice Belli, le smancerie, i vezzi delle mamme. Leggiamolo insieme perché è sempre bene partire dai testi quando si tratta di critica letteraria. Dillo, viscere mie deste pupille. Di core, chi vo bene a mamma sua? Figlio d'oro, e quanti sacchi? Du sacchi? E mamma sua gliene vo 1000. No, bello mio, nulle tuccale spille. Sta' attenta, Ciccio, Ciccio, carino mio, che te fai la bua, ti fai male. Oh Dio Signore, oh povera catua, oh Dio Signore, oh povera creatura, come l'avrebbe pronunciato il bambino. Si è puncicato la manina, Achille, si è punto la manina, Achille. Guarda, guarda te, il cane, cocco mio caro. Beh, er Pulcinella, sì, no, er Barettone, il berretto. Ecco la bomba, tiè, l'acqua. Vuoi er cucchiaro? Oh, zitto lì, che mo chiamo Barbone e vi fa portare via dal carbonaro, che vi metti nel sacco del carbone. Dunque, in questo sonetto colpisce il passaggio molto brusco, no? Dalle smancerie, dalle smammate, bello mio, Ciccio, eccetera, eccetera, alla terribile minaccia per un bambino di essere portato via dal carbonaro. La mamma a un certo punto si impazientisce e
minaccia il bambino. C'è una vera e propria educazione alla paura, sottolineata, come avrete notato, dal passaggio dal tu col quale all'inizio la mamma si rivolge al bambino al voi che c'è nell'ultima terzina. Questa stessa impazienza, diciamo così, materna, si ritrova in un altro sonetto che si intitola L'arrampichino, cioè il bambino col vizio di arrampicarsi, in cui possiamo immaginare di vedere lo stesso bambino un po' cresciuto. Gaspero, scegni giù dal credenzone. Scegni, ti dico, scegni, demoniaccio. Ma davvero oggi tu vuoi dar bottaccio a ogni patto che sfragna del cestone? Vuoi cadere in terra e romperti la testa? Gaspero, non me fa piar bastone, ch'io me cieco e Dio sa cosa te faccio. Sai che ci metto a sfracassarte un braccio? Quanto a spreme una goccia di limone. Ecco, in questo caso, ancor più violento, non si ricorre più a quelli che sono degli spauracchi, diciamo così, codificati, Barbone, il Carbonaro, ma direttamente alla brutale minaccia di una violenza fisica. È lo stesso poeta a segnalarci direttamente il suo disappunto per questi metodi educativi, chiamiamoli così. Nel sonetto Er Pupo, una madre che mentre sta allattando sente piangere il figlio, dice «Sì, sì, moglie menamo al caporello, il capezzolo, brutta si saccia che ha fatto la bua agli dentini de Pietruccio Bello, il bambino». A questi versi Belli appone una nota in cui si legge «Così, fin dai primi momenti della vita, si principia ad educare i bambini alla vendetta delle reali offese e delle immaginarie contro gli animati esseri e gli inanimati». Quindi ci troviamo di fronte a una vera e propria educazione alla vendetta e alla violenza, che è uno degli aspetti principali di quella che possiamo definire la pedagogia negativa del Belli. Pedagogia in realtà doppiamente negativa, cioè da una parte negativa per quanto riguarda i metodi utilizzati, la sferza, la frusta, il bastone, dall'altra negativa per quanto riguarda il contenuto della pedagogia. Partiamo dal primo. Contro la pedagogia violenta delle frustate, un motivo molto antico, frequentato già a partire dal poeta latino Orazio, poi per arrivare al Cinquecento il nostro Cellini, nel 7-800 Rousseau, Alfieri, sono molti gli autori che si scagliano contro la pedagogia violenta, il che vuol dire naturalmente che c'era però, purtroppo. Belli stesso si scaglia contro questa pedagogia in molti casi, da una lettera autobiografica che si chiama Mia vita fino a diversi sonetti come Il ricordo, oppure un altro che vorrei leggervi, La correzione dei figli, in cui questa pedagogia violenta delle frustate viene direttamente rappresentata, cioè Belli ci dimostra una madre che sta picchiando molto semplicemente il figlio. Ti è cane, ti è carogna, ti è assassino, ti è pia su animaccia d'impiccato, no fio d'un porco, non te lascio insino che con ste mani mie non ti ho storpiato. E zitto, zitto lì che si è ammazzato, quietete o te do il resto del carlino. Ah, non t'abbasta, a te strilla Caino, dunque per queste sinché t'esce il fiato. E voi cosa c'entrate, sor cazzaccio? Qualcuno che ha provato ad intromettersi. Io siete padre? Questo è sangue mio, è mi figlio e so io quel che me faccio. Ma, come vi dicevo prima, importante per noi è soprattutto il secondo aspetto della negatività pedagogica, cioè l'aspetto dei messaggi trasmessi. Ovvero sia, dobbiamo chiederci che cos'è che i genitori vogliono inculcare, anche a forza di frustate, nelle menti dei bambini e dei fanciulli. È presto detto, molto semplicemente, che la vita è male, la vita è un male, uso delle parole del Canto notturno dei Leopardi. Questa certezza, cioè sul fatto che la vita è male, è espressa da Belli molte volte
nei sonetti, seguendo il classico schema della scala vite, ovvero sia del riprendere i mali che contraddistinguono le diverse età della vita. Un tema della scala vite antichissimo, a partire dalla Bibbia, dal Giobbe della Bibbia fino al canto notturno di Leopardi. Belli lo utilizza ad esempio nel sonetto La nascita, che leggiamo. Sora Giovanna mia, a sto monnaccio è stato un gran cardeo, un povero stolto, chi c'è venuto? Non era meglio de pia un marraccio, un coltellaccio, e d'accoppasse di uccidersi, col divino aiuto? Sulla porta del monno c'è sta, spaccio de guainelle, di guai, all'ingrosso e a minuto, de malanni passati per setaccio, di mali ben scelti, de gioie appiccicate con lo sputo, che invece non valgono niente. Ecco la scala vite. Da ragazzi la frusta ci flagella, da giovani l'invidia della gente e da vecchi un tantin de cacarella. Basta, già che scesemo allegramente e non ce famo dalla coglionella, non ci facciamo prendere in giro, cordon del fiotto che non giova a niente, con il piagnucolare che non serve a niente. Ma in un altro caso, Belli, pur seguendo questo schema della scala vita, riesce in realtà ad innalzarsi a un livello sia artistico sia filosofico che probabilmente non ha uguali nella storia di questo tema, di questo topos. E mi riferisco a un bellissimo sonetto che si chiama La vita dell'uomo, scritto nel 1833. 9 mesi alla puzza, poi in fasciola, in fasce, tra sbasciucchi, lattime e lagrimoni, poi per laccio, in nercrino, in vesticciola, col torcolo e l'imbraghe per carzoni, con la cuffietta e il pannolino. Poi comincia il tormento della scola, la beccè, le frustate, i geloni, la rosolia, la cacca, la sediola, e un po' di scarlattine e vormioni, il vaiolo. Poi vi è l'arte, il lavoro, il digiuno, la fatica, la pigione, le carceri, il governo, l'ospedale, i debiti, la fica, il sol d'estate, la neve d'inverno. E per ultimo, il Dio ci benedica, via la morte e finisce con l'inferno. Qui, in questo sonetto davvero splendido, rispetto a tutti i precedenti, c'è un importante studioso del Belli che si chiama Pietro Gibellini che ne enumera a decine, sono decine i sonetti costruiti secondo questo schema, sonetti che sciorinavano il catalogo delle disgrazie, dei malanni della vita, a partire dalla nascita fino alla morte. In questo Vita dell'uomo, vi dicevo, Belli invece raggiunge punte di un pessimismo inaudito, perché arretra la catena delle disgrazie a prima ancora della nascita, ai 9 mesi della gestazione, 9 mesi alla puzza, e le proietta anche oltre la morte, inesorabilmente, nell'aldilà, con una visione oltramondana terribile che esclude perfino la possibilità di salvarsi. Via la morte e finisce con l'inferno, necessariamente l'inferno, non c'è altra possibilità dopo la morte. Ma quello che soprattutto voglio sottolineare sono la qualità, da una parte, ma anche la quantità, che in questo caso è importante, delle tribolazioni infantili. Nei sonetti precedenti, anche che abbiamo letto, e in tutti quelli che vi dicevo sono rintracciabili nella nostra tradizione letteraria, i danni dell'infanzia, i malanni dell'infanzia erano molto meno dettagliati e soprattutto erano maggiormente bilanciati rispetto alle altre età, cioè i mali dell'infanzia, i mali dell'età adulta, i mali della vecchiaia, eccetera, eccetera. Qui invece Belli intanto elimina dalla sua descrizione la vecchiaia e soprattutto espande enormemente la sfera del dolore infantile.
Ben 8 versi di questo sonetto sono dedicati alla fanciullezza, quando al resto della vita è dedicata esclusivamente una terzina. Inoltre, ecco, inoltre vorrei sottolineare una importante anafora. L'anafora è la ripetizione ad inizio dei versi di una stessa parola. Un'anafora del poi che unisce tutte le diverse età della vita. Considerate il sonetto e vedete poi in fasciola, poi per laccio, poi comincia il tormento della scuola, poi vi è l'arte. Questa anafora unifica e, diciamo, rende uguali i dolori delle diverse età, collegando ogni esperienza vitale dell'uomo nel segno del male e proprio partendo dall'infanzia. Credo che nella concezione del belli ciò significhi che la durezza della vita e il male di vivere, uso le parole di un altro poeta ancora, Montale, non sono riservati esclusivamente agli adulti, ma anzi caratterizzano proprio l'infanzia e permangono poi indelebili nel ricordo. Questo almeno quasi sempre. In altri, in alcuni limitatissimi casi, invece può accadere che nell'adulto rimanga un po' della spensieratezza e della, diciamo, anche della birbanteria del bambino. Allora, invece, la memoria dell'infanzia si fa furbescamente dolce e si riverbera sul presente. Per alleggerire un po' la conclusione di questa chiacchierata, voglio leggervi a questo proposito un divertente sonetto che si chiama Un bel gusto romano del giugno 1834. Tutta la nostra gran soddisfazione, de noantri, quand'erimo ragazzi, quando eravamo ragazzi, era alle case nove, ai palazzi, de sporcaglie e li muri col carbone. Qua disegnavamo imperfetto, qua disegnamio cifre o pupazzi, o il nodo di Gordiano e Salomone, il nodo gordiano o il nodo di Salomone, ma qui unito comicamente al salame, là numeri e giocate d'astrazione, giocate dell'otto, o parolacce, o fighe aperte e cazzi. Oppure, con un bastone, un sasso, un chiodo, famio, facevamo, all'arricciatura, all'intonaco, qualche segno, fonno in maniera che arrivasse al sodo. Quelle so belle età, per Dio de legno. Sì beh, che adesso puro me la godo. E se c'è muro bianco, io glielo sfregno.